sole là dietro nel mentre è bellissimo. Qua davanti c'è un po' più di traffico, ma dietro non si riesce a vedere da lì, ma è molto bello. Scherzavo, punto più freddo del tragitto di stamattina, siamo a -1. Quindi sono partita con 2 gradi e mezzo, sono già arrivata a -1. Speriamo che la giornata si scaldi. Continuo a scendere, -1 e mezzo. Aiuto, non avevo previsto proprio questo freddo. Ci sarà anche la luce del sole, però -1 e mezzo. Ed eccoci sulla strada per la città. Nonostante il freddo, ho deciso di andare ugualmente e sono ormai sulla strada verso la Valsesia. Qualche ora di lavoro, ma diciamo che la giornata è ancora tutta buona da sfruttare. Qua è bellissimo, Castello di Pro, sulla strada, mentre proseguendo su questa linea, sempre appunto direzione Valsesia, prima di arrivare a Barallosesia, che è forse una delle città più conosciute di questo territorio, ci troviamo ancora alla vostra destra il castello di Briona, che avevo già visitato in un altro video, e là in fondo le montagne. Passo velocemente, siamo già in montagna, siamo già a Rimasco, praticamente una decina di chilometri dal punto dove devo arrivare, e qua già mi accorgo che effettivamente non c'è in giro nessuno e c'è un freddo bestiale. La natura è piuttosto triste, nel senso che è molto molto tutto ancora secco e non c'è assolutamente nessuna ombra di fiori o di neve, è proprio tutto secco. E qua adesso, appena dopo la galleria, siamo arrivati nell'area sosta, che di solito è ben ben rifornita di servizi e di villeggianti, ma come potrete vedere benissimo tra poco, in realtà non vi è nessuno. Sono stata qua tutto il pomeriggio e praticamente sono stata l'unica visitatrice di questo luogo. La cosa non mi dispiaceva più di tanto, il problema è che sono riuscita a trovare alcuni servizi che, essendo in auto, mi sarebbero potuti essere utili, e quindi a un certo punto ho limitato il soggiorno come in realtà avevo previsto. Questo è il casottino principale dell'area sosta, dove potete trovare i servizi igienici, docce e lavandini per lavare le cose tipo i piatti, anche esternamente. Prima cosa che decido di fare è chiaramente mettere su un fuocherello, ci sono dei bracieri appositi e ho trovato la fortuna di avere anche della legna a parte, nonostante ne avessi portata un po' con me, e scaldo una piccola quantità d'acqua perché non ne ho una riserva molto ampia, ma almeno una parte ho deciso di scaldarla così da permettermi anche di riscaldarmi io. E ormai quasi l'una, quindi mi decido di preparare il pranzo e alla veloce veloce 2 polpettine bio fatte con un preparato preso in un negozietto sfuso. Le ho già utilizzate altre volte, mi sono trovato molto bene, sono saporite, non richiedono grande lavoro, giusto un pochino d'acqua e una breve cottura. Queste poi le andrò ad accompagnare con una salsa tartara, anche qui veg, forse anche questa nei video precedenti mi sembra di averla già fatta, comunque è una maionese fatta con olio vegetale e latte di soia non zuccherato, alla quale poi ho aggiunto i classici ingredienti della salsa tartara. Lavoro proprio di pochi istanti. Ben ben coperta perché purtroppo c'è un vento forte, ma soprattutto gelido. Ho guardato un po' il meteo e indicava 3 gradi con percezione di -3, quindi non fa assolutamente caldo.
Mannaggia la Peppa, purtroppo fa veramente freddo. Oggi il tempo non mi ha graziato, c'è un vento piuttosto forte e freddo. Sta uscendo un piccolo raggio di sole, ma non moltissimo. Mi faccio un caffè di cicoria, ho scaldato l'acqua e sono riuscita a fare un piccolo crumble con l'impasto di biscotti qua, e così dopo i miei burger con la salsa tartara adesso mi mangio anche il dolcino col caffè. Ciao. Torna a casa.